Buongiorno da Francesca Magurno, bentrovati con l'informazione dal Golfo di Policastro, le notizie del giorno. In Calabria emergenza Covid-19, zona arancione a partire da lunedì 12 aprile, ormai è ufficiale. Una buona notizia per la Calabria, ma i dati delle ultime 24 ore non sono dei migliori. Ieri 512 nuovi contagi e 7 decessi, il 49% dei posti letti Covid-19 sono occupati. Sul fronte vaccini crescono gli interrogativi sulla categoria altro. In Calabria questa voce non solo ha raggiunto il primato della classifica dei vaccini anti-Covid, ma sta staccando la concorrenza, sostiene Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia, sul suo profilo Twitter. Ancora sul fronte vaccini, il consigliere regionale Antonio De Caprio scrive al commissario ad acta Guido Longo, in seguito alle nuove disposizioni ministeriali sulla somministrazione del siero Vaxzevria di AstraZeneca, che si scongiuri un ulteriore rallentamento delle immunizzazioni, scrive De Caprio, e si dia la possibilità agli over 60 di scegliere il siero cui sottoporsi. Tirocinanti calabresi, il giorno della rabbia. Ieri una delegazione ha protestato a Roma, altre davanti alla prefettura di Catanzaro e Reggio Calabria, uniti nella battaglia anche molti sindaci. Sul Tirreno cosentino gli appelli dei comuni di Scalea e Verbicaro. Parliamo di persone che lavorano per 500 euro al mese senza garanzie pensionistiche. Un pli Cosenza. Manuela Filiceri, confermata referente agli eventi, sempre propositiva nell'ideazione di iniziative di informazione anche attraverso il canale social dedicato, dice il presidente dell'Unpli Cosenza Grosso Lavalle. Da oggi sarà di supporto alla comunicazione istituzionale diretta al coordinamento nazionale. Sul Tirreno cosentino a Tortora salgono a 88 i casi di Covid-19 attivi, 65 le persone in quarantena. Nel bollettino comunale di Ramato ieri sera riportati anche due decessi avvenuti la settimana scorsa. Visti i numeri, il sindaco Antonio Iorio ha prorogato la chiusura delle scuole per ogni ordine e grado fino al 18 aprile. A Praia Mare l'ospedale entra ufficialmente nella rete ospedaliera come ospedale di base, lo sancisce la delibera 270 dell'ASP di Cosenza, un passaggio burocratico importante per il prosieguo dell'effettiva riapertura. Ora però ci vogliono gli adeguamenti di medici e attrezzature. Non illudiamoci, non è una riapertura, ha ammonito il consigliere di minoranza di Praia Mare, Antonino De Lorenzo. Terme Luigiane, un appello alla politica, quello lanciato dai 250 dipendenti delle strutture termali che si trovano tra Acquapesa e Guardia Piemontese. I lavoratori protestano contro la scelta dell'amministrazione dei due comuni, ma chiedono anche ai referenti regionali di intervenire per difendere il lavoro. Ci spostiamo in Basilicata, che resta in zona arancione, con il presidente della regione Vito Bardi che guarda avanti verso possibili riaperture a fine aprile. Abbiamo numeri da zona gialla, ha twittato il governatore. La Basilicata è uno degli RT più bassi d'Italia, ha solo 130 contagi ogni 100.000 abitanti. 4 i nuovi contagi a Maratea, i casi attivi sul territorio comunale sono 15, altrettante le persone in quarantena, questi dati del report pubblicato ieri sera. La cronaca: nel Potentino i carabinieri, nel corso di diversi controlli sul territorio provinciale, hanno denunciato 12 persone all'autorità giudiziaria, 19 sono state segnalate alla prefettura e sono stati sequestrati circa 60 grammi di droga. 5 persone sono state denunciate per reati legati a violazione del codice della strada. Incidente Vallo di Diano e Alburnia, a Rutino rischia di finire in tribunale la questione relativa al Totem della Pace. Il monumento, installato 10 anni fa nello spazio adiacente alla chiesa parrocchiale, è stato abbattuto per far spazio ad un oratorio. L'iniziativa del sindaco Giuseppe Rotolo, d'accordo con il parroco, non è piaciuta alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo né alla famiglia dell'artista Mario Molinari, che realizzò il monumento. Dall'amministrazione le rassicurazioni sul ricollocamento dell'opera al trove. Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni inizia oggi il biomonitoraggio ambientale attraverso lo studio delle api sentinelle. Lo ha annunciato il presidente del parco Tommaso Pellegrino. L'analisi delle api in diversi punti del territorio servirà a rilevare l'eventuale presenza di inquinanti ambientali, tra i quali metalli pesanti responsabili di diversi danni alla salute umana. È tutto, grazie per averci ascoltato. Dalla redazione un buon proseguimento di weekend a tutti voi.